pronti, 1, 2, 3, ciak, vai. Azione, motore. La cosa che mi piace di più, perché credo che funzioni abbastanza bene a Visaglia, sono i servizi sociali. Quindi mi auguro per il futuro che possano continuare così, di buona qualità e con costi piuttosto accessibili per la collettività. Quello che apprezzo è la tranquillità del paese, quindi il vivere quotidiano tranquillo, senza problemi eccessivi per quanto riguarda la sicurezza. Quello che preoccupa è un po' di degrado per il paese. Parcheggio all'ombra, un po' più di parcheggio all'ombra. Preci, se sta bene, vai, stai tranquillo. La cosa che meno apprezzo, ma no, è la penuria dei parcheggi. E credo che siano poco curati gli spazi verdi per i bambini. Cioè, che più apprezzo, ma è una città abbastanza tranquilla e pulita dal punto di vista della, non so, raccolta differenziata, insomma. Ora, beh, la cosa che più mi piace è il parco archeologico, non posso che dire questo. La cosa che meno mi piace è il tavolo, le chiacchiere, è la cosa, un sogno per un paese, che diventa sempre più famoso. Ottimo. Stanno che cambia paese. Torno a Maserati. Allora, quello che secondo me va bene, molto bene, è la viabilità, cioè qualche accorgimento, piccolo accorgimento sui marciapiedi e qualche strada, magari con qualche piccolo rosso, prossimità delle scuole e dei punti di ritrovo. Quello che va bene il centro di aggregazione sociale e per esempio la casa di riposo. Ottime condizioni, buona salute, anche se ci vorrebbe qualche piccolo accorgimento anche lì. Un paese in cui si vive benissimo, in cui si sta tranquillamente, in cui si può parlare con tutti senza problemi. Un sogno che avrebbero in Visaglia? Non so, forse la piazza, forse vorrei una piazza nuova, forse questo sì. Per il futuro è il problema del lavoro, che oggi con questa crisi economica non si prevede, diciamo, la luce chiara. Lo schifo, il verde fa schifo perché è bruciato, poi dopo manca con te le coste non è mai pulite. La piazza da rifare. La piazza, voglio la sapere. Sicuro per voi. La ringhiera che c'entra, che era tutta riserva, che penso che fare le montagne. Per mettersi in casa la mia sera, fino alla licenzia immobiliare. Ma Mario, tu c'avevi tante cose tu da rifare. Adesso. Una frase che so, 4 mesi. Ecco, lungo la loro via. Mi porta un lavoro ben retribuito, però chiedimi un saluto di oggi che vai in giro e devi salutare tutti perché conosci a tutti, è una cosa che colpisce sempre la gente quando mi viene a trovare, facciamo un giro, oh ciao, come funziona? Desiderio ce l'ho. Desiderio ce l'ho. La biblioteca Orbisaia, ma andrà non la facciamo, se ne scappa. La libera biblioteca popolare. Condivido. Grazie. La base di palla buona. La palla buona. La palla bella. Bel palazzetto. Bene. A me non mi sa, mi piace tutto, l'unica cosa che non mi piace, che non mi sta bene, è l'isola pedonale che fate durante il periodo estivo, che non la rispetta nessuno. C'è un segnale, l'ulea e basta. Quello, guarda, quello non lo sopporto proprio.
sarebbe un paese pieno di turisti, negozi aperti la domenica, bar, gelaterie, bancarelle, un paese prologo, un paese prologo. Come no? Allora fatto, mettete vicino a loro, qua, in mezzo. Costi per i figli? Allora devi dire, devi... Mi piace tantissimo, bene. Perché è un paese tanto compatto, tutti quanti insieme, collaboriamo e non facciamo mai cagnara. Ma che ti piacerebbe? Che ti piacerebbe che finisse a Pisaia, che ci fosse, che una cosa che... Io sono il mio detto, mi piacerebbe che fosse un paese pieno di turisti. Mi piace stare insieme a voi, mi piace. Ma è quello che si vuole. Oddio, vattene. Allora, sempre più su, dai, con un purpurì. La cosa che mi piace di più del Pisaia è il parco archeologico La Rocca, è una bellissima città. E quello che mi piace di meno è che ci sono pochi alberi, quindi poca ombra. Quindi mi piacerebbe che vengano piantati più alberi per fare più ombre, sia per i cittadini che anche per le macchine. Avevamo 5 anni, volevamo sui cavalli, io nel conto